Uno degli errori che ho fatto cominciando a dipingere da autodidatta è stato saltare tutta la parte inerente alla cura degli strumenti. Questo mi ha portato a non dedicare la giusta attenzione alla pulizia dei pennelli, rendendone molti inutilizzabili. E un conto è perdere pennelli da pochi centesimi, quelli che solitamente si acquistano in scorta nei negozi di bricolage, ma considerando che pennelli buoni possono costare anche 8, 10, 15 euro, forse è il caso di prendere fin da subito l'abitudine di pulire correttamente le setole dopo l'utilizzo. Premettiamo che, in un modo o nell'altro, come qualsiasi cosa, gli strumenti si deteriorano nel tempo. L'utilizzo prolungato ne danneggia le setole, ma con una corretta pulizia possiamo minimizzare l'usura ed evitare che le setole diventino impraticabili. Per quanto i pennelli usurati possano tornare utili per ottenere effetti più grezzi, meno precisi, graffiati, i brevi accorgimenti di questo video si riferiscono all'uso degli acrilici. Per chi praticasse la pittura a olio tornano comunque utili, specialmente per evitare l'uso di solventi come trementina e acquaragia. A differenza dell'olio, però, gli acrilici asciugano rapidamente e il rischio di dimenticarsi il colore sulle setole di un pennello, soprattutto all'inizio, è piuttosto alto. Perciò la cura degli strumenti comincia durante la pittura stessa. Quando uso diversi pennelli, tengo dell'acqua sul piano di lavoro in cui bagnare le setole di quelli che non sto usando. Gli accorgimenti in questo caso sono due. Non lasciare l'acrilico sulle setole troppo a lungo, non lasciare troppo a lungo le setole in acqua. Basterà infatti sciogliere il colore, senza premere eccessivamente sul fondo del contenitore, e magari passare le setole su di un panno o della carta assorbente. Questi passaggi possono essere effettuati anche prima dell'effettiva pulizia finale, specie se abbiamo ancora molto colore sulle setole. Cerchiamo di prendere il prima possibile l'abitudine di pulire quanto usato una volta che abbiamo finito. Se lo pensate come un rituale, vi assicuro che può essere rilassante. Per la pulizia finale possiamo spremere del sapone, possibilmente neutro, sul palmo o le dita di una mano e cominciare a massaggiare le setole con l'acqua, meglio se tiepida. Sconsigliata l'acqua troppo calda, che potrebbe inavvertitamente sciogliere la colla che lega le setole al manico. Di nuovo, possiamo servirci di un panno o della carta per terminare la pulizia nel momento in cui le setole non rilasceranno più colore. Esistono comunque saponi appositi, tra cui molti ecologici. Questo della Tritart, di cui vi metto il link in descrizione, si usa passando le setole bagnate direttamente sul detergente solido, senza premere troppo, per poi risciacquare e asciugare come già visto. Il procedimento potrebbe essere richiesto più volte, per eliminare del tutto la tinta residua. L'ultimo accorgimento è quello di lasciare i pennelli ad asciugare con le setole rivolte verso l'alto, in modo che non premano contro qualcosa che possa deformarle nel tempo.